capo gatto, lui dorme sempre qua sotto la statua. Boh, lui si è preso bene che dorme qua. Vero, abbiamo dovuto togliere, c'erano anche varie cosine qui, però le abbiamo tolte, se no le fa cadere. E lui dorme qua tutto il giorno praticamente. Capo gatto, invece di dormire nel letto con me, dormi, vabbè, comunque vicino a me, però dorme qui. Lui sembra un capo gatto. Andiamo a vedere cosa fa il Frankie. C'è il Frankie. Il Frankie sta selezionando i commenti per il prossimo Rosiconi and Friends. Stai leggendo i commenti dei Rosiconi. Vabbè, ce ne so. Ma non è ancora uscito il video con Dipré e già mi I suoi insulta. occhi parlano, dicono tutta la notte coche mignote. Cosa c'è, topo gatto? Oh, ha fame! Il topo gatto ha fame, Lo miau! cacci nei coglioni. Sono per certo che gli piace. Anche noi dobbiamo mangiare sul letto di Narciso. È perché è sempre sul tavolo che lì, cioè praticamente il tavolo è la sua cuccia. E come dicevo prima, eccolo. Ma ce l'hai la tua acqua, Narciso? Come dicevo prima, di solito ai gatti viene insegnato di star giù dal tavolo. Lui no, perché lui è viziato e quindi ci sta. Posti impensabili in cui dorme Narciso. Cioè, sul tavolo. Ci stai proprio giusto, eh. Non so, non ci sta neanche la zampa. Metti sulla zampa. No, non ci sta neanche la zampa, dai. Topo gatto, ma dormire sul divano? No, sul tavolino, sotto la statua, sul tavolo. Beh, guardate che figata queste scarpe con completino, quindi è tutto molto in pandan. Sì, cosa c'è, topo cat? Devo andare a svegliare Frankie. Frankie? Che dorme. Vedete? Povero Frankie, lo devo svegliare perché mi deve accompagnare dal parrucchiere. Che figa queste scarpe. Ma le hai prese No, quelle? le ho prese, sono nuove perché sono versione estiva. Quelli erano stivaletti, queste sono scarpe aperte. E poi guarda che in pandan con il. Visto? Tipo anni 60. Boh. Sì. Ok, se lo dici tu, tu ci hai vissuto, io no. Allora, sono uscita dal parrucchiere felice. Allora, se c'è un attimo di non casino, vi faccio vedere. A parte la piega, che è una figata, me li ha leggermente schiariti, però non sono riuscita a, cioè non è riuscito comunque a farmeli troppo chiari. È un castano scuro. Ma più di così si sarebbero rovinati, invece sono rimasti assolutamente non rovinati. Però mi ha detto che se voglio farli un po' più chiari, di non farci più niente, di non farci più l'ennè, neanche quello trasparente, perché si andrebbe ancora a chiudere di più il colore. Invece così, con il prodotto che ho usato, che è un prodotto che fa scaricare, man mano che ora li lavo, mi ha detto di fare ogni tanto delle maschere con il balsamo e il limone, così man mano si schiariscono. Però è un castano molto molto bello secondo me, che al sole rimane figo. Cioè, si vede che non è più nero secondo me, non lo so. Però mi piace tantissimo. Guarda che meraviglia, girati. Bellissimo questo Belli, riflesso, sì. sì. E Bellissimo. il riflesso è comunque, non è che mi ha fatto il riflesso lui, è rimasto dall'ennè che c'era sotto. Dicevo, ha fatto un lavoro un po' particolare perché è andato a Vieni un po' qua. schiarire le punte, poi qua me l'ha fatto scuro, Sì. così rimane scuro che scende chiaro, cioè rimane un po' ombrato, no? Girati, girati.
All'ombra si vedono un pochino di più i riflessi. Che belli che sono! Sì, ma poi Sì, sono sì, proprio sì. rimasti belli i capelli. Molto lucidi, bellissimi Sì, sono, sì. sì, sì. Belli, belli. Guarda che bel look oggi. Sì. Però devo raddrizzare per Ti prendere. piacciono, Frankie? Sì. Oh, gli uomini, cioè mia madre mi ha vista, mia mamma mi ha vista, oh, che belli, che belli, che belli. Invece quando voi chiedete a un uomo, ti piacciono i capelli nuovi? Risponde, Eh sì, mi piace. sì. Sto andando a prendere Liv, la cula, che andiamo a mangiarci la pizza con i pomodorini secchi, ve la ricordate? Quella dei vlog dell'anno scorso, fantastica. E niente, quindi la vado a prendere. Ho messo questa, non è neanche una giacchetta, però non c'era bisogno perché fa un caldo allucinante anche in cabrio di sera. Comunque, la vado a prendere alla scuola di danza e andiamo appunto a mangiare. Oddio, adoro questa canzone dei Nine Inch Nails. L'amo follemente, cioè sentite, è troppo figa, cioè è troppo figa questa canzone. Ha qualcosa di fashion, non mi ricordo neanche il titolo, ma è fighissimo. Guardate quanto è figa la culla! È troppo bella con questi capelli, è Jessica Tira, tira, tira. Rabbit. No, io ero lassù, dalla finestra, e mi sono beccata una fiaccia rosa, lassù ho detto è lei. E quindi ho chiamato pure Melania e gli ho detto beccati la scena della diva con la macchina fucsia. Quanto è figa rossa! È troppo Jessica Rabbit. Capelli in È fiamme. fighissima, è troppo bella sta Fatto anche camicetta. così pandan. No, ma sei completamente diversa da bionda, perché da bionda eri in un altro modo, così sei proprio una cosa incredibile. Siamo qua, Eh adesso sì, dovremmo esserci. E la mia culo è venuta a prendermi a danza, dove lavoro. adesso andiamo a farci una pizza. Sì, ce la meritiamo. Sì, io non ho fame, perché io sono stata Anche tutto il io. Come si pomeriggio, vedono i riflessi rossi visto? così? Io sono stata tutto il pomeriggio dal parrucchiere, culà. Ho una fame che Ci non puoi credo, io ho il buco capire. nello Mi stomaco. mangio due pizze, quindi. Ci siamo presi su antipasto di mare in due. E niente, adesso iniziamo a mangiare, Mi vero mangiano le culà? zanzare. Abbiamo una fame Lupa. terribile. Queste sono le famose, la famosissima taggiasca con i pomodorini Che sono secchi. anni che veniamo qua solo per Solo per questa questa pizza. pizza. Quindi adesso Grazie. pizza alla grande. Lei ci mette pure l'olio piccante. Vuoi? Io no, perché io sono delicatina, mi brucia la bocca e non riesco. Magari lo metto su una fetta, giusto così. Provi. Metto su una fetta, giusto così. Così. Oh, noi ci becchiamo la pioggiazza, cioè sta piovendo, capito? Cioè, vi rendete conto? Sì, Noi però stiamo. la pioggia porta bene. Noi staremo qui, cioè, qua sotto la tenda finché non smette. La pioggia Abbiamo non già basta per mangiato, niente. però piove, quindi. Amen. Siamo come di consueto. Hai soldi. Scimmio. Io sto caricando il vlog con Dipré perché sì, sono con gli occhiali. Sono con gli occhiali assolutamente perché sto PC, cioè lo schermo del portatile è troppo piccolo. Vabbè, noi andiamo a nanna, vero? Sì, io vado a nanna perché domani ho uno shooting, devo fare un set fotografico. Non so se vloggerò perché farò anche un video, tipo lookbook, cioè nel senso farò già quello, quindi non so se vloggerò anche. Però comunque poi vedrete le foto. Sono giorni un po' impegnati, sì. Ciu pancino. Pancino. Come farei senza questo micino?